anche questo aggancio anche al dottor Torri, al quale mi associo perché è a capo di questo nucleo operativo molto fattivo di Ispra, con il quale abbiamo collaborato negli ultimi anni e stiamo continuando a collaborare ultimamente. Prego, dottor Torri, ci stiamo preparando sul fondo delle slide. Grazie dottore, buongiorno a tutti. Ringrazio in particolare allora la dottoressa Schiavi, perché è stato veramente inaspettato il ringraziamento, comunque grazie ancora. Dunque, l'aveva detto il direttore Brillo, scenderemo sempre più nel dettaglio tecnico, quindi come dire, questa era una fase istituzionale di benvenuto e di introduzione del problema, e mano a mano quindi a me spetta il compito di illustrare al di là anche dell'elenco dei contenuti, quindi una parte sarà un po' noiosetta ma la dovete sopportare, anche di illustrare come si è sviluppata la convenzione, perché si sono scelti determinati prodotti e in parte anche giustificare una tempistica che all'apparenza sembra lunga, dal 2006 al 2014, però ovviamente ci sono state delle motivazioni. Riprendo l'elenco delle tematiche, che sono delle sottotematiche della Convenzione generale, che vedeva appunto l'implementazione di un sistema, era scritto così, quindi il termine di implementazione ce lo prendiamo, del sistema di monitoraggio della radioattività ambientale, ma c'erano anche le altre due tematiche, tutte e due completate, quindi anche l'implementazione di un catasto che è stato anch'esso completato e la realizzazione, questa è una tematica un po' più sociologica, ne ha accennato all'inizio il signor Ministro, che c'era bisogno in qualche modo anche di dare un diverso, capire e cercare di dare un diverso approccio della popolazione al problema delle radiazioni. Non se ne vuole sapere, poi quando se ne sa qualcosa si ha paura. Questa cosa dovrebbe in qualche modo essere cambiata, diciamo. Siamo evidentemente noi che non siamo capaci di comunicare, quindi questo era uno sforzo per cercare di capire come comunicare meglio questa problematica. Oggi però, oggi e domani, in queste due giornate, ci occupiamo appunto della implementazione del sistema di monitoraggio della radioattività. Vi ricordo qual è stata la tempistica, al di là che nel 2007 poi c'è stato un atto aggiuntivo, quindi nel 2006 c'è stata la firma della convenzione. La convenzione entrava in vigore all'atto di approvazione da parte del Ministero di un piano operativo di dettaglio. C'è poi stata la sottoscrizione di ulteriori convenzioni da parte di Ispra con tutti gli enti coinvolti. Le convenzioni con gli enti si sono concluse nell'aprile 2014 e la convenzione si è conclusa nel giugno 2014. Come sono state scelte le tematiche? E qui mi riallaccio anche a quanto detto da Giovanni Mesod. Diciamo, io non lo so se siamo un po' avanti, però la prima cosa che abbiamo fatto è chiedere soprattutto ai soggetti che sul territorio poi si confrontano con le attività quali erano le problematiche, cercare di metterle insieme e farli confrontare tra loro anche nella decisione di quali affrontare prioritariamente. Questo è l'elenco già più volte ripetuto dei soggetti competenti. E ci siamo messi intorno ad un tavolo, abbiamo discusso di quali erano le necessità, le vedremo perché poi insomma se ne parlerà durante queste due giornate, e quindi attraverso una valutazione di quello che è lo stato attuale, l'evoluzione anche tecnico-scientifica ma anche normativa, erano in corso durante quegli anni la redazione delle nuove direttive che sono state poi effettivamente pubblicate nel 2014 ma concluse quindi nel 2013, la direttiva 59 mi riferisco, della Commissione Europea. Quindi sono state anche definite le priorità ed è stato elaborato il POD che è stato quindi accettato da parte del Ministero.
Il piano operativo, questa è la parte un po', scusatemi, un po' noiosetta, ma così vi dà il quadro di quello che saranno poi le singole relazioni. E quindi abbiamo detto che c'erano tre attività, abbiamo individuato 8 obiettivi e la realizzazione degli obiettivi le abbiamo chiamate task, così le abbiamo definite, quindi va bene. E queste tre attività sono specificamente le reti di monitoraggio, quindi il sistema di monitoraggio, con 5 obiettivi e 3 task, li vedremo a breve. Una, allora, stiamo parlando del 2006, quindi eravamo comunque ben consci della crescente importanza del radio. Tuttavia, qui abbiamo dedicato solo un obiettivo ed una task, in particolare, ve lo anticipo, la creazione di una banca dati condivisa, perché qui quando è sorto il problema del radon, giustamente in mancanza di legislazione, di normativa, di applicazione anzi della normativa, perché c'era una normativa sul radon negli ambienti di lavoro, c'era la possibilità di coordinare, ma non sono stati poi fatti le opportune azioni normative, quindi le regioni si sono trovate in questo, le agenzie, una parziale mancanza di coordinamento, sono andate giustamente, dovevano fare delle cose, quindi si sono create situazioni di banche dati diverse che sono impostate in modo diverso, quindi c'era forse la necessità di intanto cominciare a riorganizzare questa serie di dati. E quindi anche la emergente tematica dei materiali radioattivi di origine naturale, chi è nelle agenzie sa che quasi ormai quotidianamente si viene chiamati perché si è trovato un punto in cui c'è un po' di radioattività, si è chiamati perché c'è una zona dove si è trovata una discarica e qualcuno dice che ci sia anche materiale radioattivo, quindi si devono fare quotidianamente ormai degli interventi. Ebbene, dopo questa discussione, questa priorità, si è quindi approvato il piano operativo di dettaglio. E qui c'è un intervallo che avete visto dal 2008 al 2012, responsabile anche la crisi che c'è stata nel nostro paese. In questo senso, la realizzazione della convenzione prevedeva che l'ISPRA facesse ulteriori convenzioni con le agenzie regionali. Per vincoli amministrativi, per 2 anni e forse più, non è stato possibile sottoscrivere queste convenzioni. Quindi c'è stato un momento di stasi, delle attività. Finalmente nel 2012 siamo riusciti a fare queste convenzioni, quindi effettivamente il grosso del lavoro è iniziato nel 2012 e si è concluso nel 2014. Quindi sono state fatte 23 convenzioni con i soggetti che vedete elencati e 3 accordi di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute e gli istituti zoonofilattici. Quindi ecco, io non posso che farvi un elenco e un'anticipazione di quello che vedrete, ma questo serve per riorganizzare, per farvi vedere come sono inquadrate poi le presentazioni che vedrete in queste 2 giornate, quindi nell'ambito di obiettivi e di linee di attività. E quindi per quanto riguarda la linea di attività 1, la rete di monitoraggio, questo è il primo obiettivo. Appena attuato il POD e appena avuto la possibilità di fare le convenzioni, ovviamente di nuovo c'è stata una chiamata a tutti i soggetti competenti, con il POD fatto, a chi era interessato a partecipare ovviamente alle varie obiettivi e alle varie task, ovviamente ognuno della propria competenza ed esperienza e attività svolta generalmente già in passato, e abbiamo chiesto anche di proporsi come coordinatori delle task. Quindi tornando all'elenco, per quanto riguarda la prima attività, il primo punto era il manuale della rete RESA. Mi soffermo un attimino su questo punto perché c'era la necessità di raccogliere in un documento fisico tutte le caratteristiche della rete di monitoraggio della RESA, che non so se è stato detto, ma è l'acronimo di rete di sorveglianza della radioattività ambientale. Di raccogliere tutte le informazioni che concorrono per alla fine la formazione poi del dato, dei dati che vengono prodotti. Quindi
una serie di anagrafica dei laboratori, importantissimo il piano di campionamento, ma ancora importantissime sono le modalità, le istruzioni operative, le modalità di campionamento. Fondamentale direi è il trattamento dei campioni e i metodi di analisi. Finalmente abbiamo un punto dove sono raccolti più di 30 metodi utilizzati, dove chi non li ha ancora in casa può andare a verificare e a confrontarsi. Quindi è un punto di raccolta fisico di tutto ciò che riguarda qualunque quesito, domanda. Lì dovrebbe esserci la risposta, e ovviamente nessuno l'ha presa, abbiamo detto anche il direttore, conosciamo anche un po' di lacune che ci sono, ma va sempre migliorato questo aspetto. Quindi quello è il luogo, intanto abbiamo creato il luogo, stiamo parlando di un documento di 500 pagine, quindi quello è il luogo dove andare a prendere gli eventuali riferimenti. Per quanto riguarda sempre l'attività 1, la seconda necessità, quindi il secondo obiettivo, era quello di avere delle linee guida di riferimento per le diverse attività. Ve le cito rapidamente. Da qualche anno è emerso fortemente il discorso della radioattività nelle acque potabili, e quindi se poi ogni regione agiva per conto proprio ci potevano essere delle differenze, quindi questa è stata una bellissima, diciamo, esperienza, perché, alla quale hanno partecipato già tante regioni, ma direi che qui hanno partecipato tutte le acque, perché sono stati fatti poi dei questionari per cercare di capire come meglio si poteva indicare, come orientarsi per il monitoraggio delle acque potabili. Quindi era emersa sicuramente questa necessità, e quindi è stato uno dei primi, diciamo, ad essere proposto e accolto come linea guida. Anche qui noi ci troviamo di fronte, i colleghi delle ARPA giornalmente si trovano di fronte a problemi che riguardano il ritrovamento di radioattività nei rottami metallici, e anche qui c'era bisogno di capire come organizzare i controlli, che cosa fare, e quindi anche qui c'è stata la necessità di linee guida specifiche. Anche per quanto riguarda i livelli di allontanamento, nel caso di ritrovamento di sorgenti, piuttosto che anche qui nel caso di materiali radioattivi di origine naturale, come comportarsi per dire sì, li potete mandare in discarica, li dovete far prendere da qualche ditta autorizzata. Quindi anche questo era una necessità di condividere anche metodologie che non avevano fino a questo punto un orientamento pratico. E infine la caratterizzazione di siti contaminati laddove viene ipotizzata la presenza di materiale radioattivo. Noi abbiamo avuto direttamente l'esperienza di pentiti che dicono lì è stato scaricato del materiale radioattivo. Bisogna fare i controlli, il materiale radioattivo. Qui siamo in presenza di 500 isotopi diversi, non è che è pensabile fare le misure di tutto, quindi bisogna organizzare i controlli in un certo modo. E anche questo è stato un utile documento per orientare come fare questo tipo di controlli. Gli altri obiettivi riguardano appunto la restituzione su web dei dati che vengono raccolti. Questa è stata molto interessante come attività, perché attualmente è vero c'è un po' di carenza nella visualizzazione, soprattutto da parte della popolazione, dei valori di radioattività sul territorio. Ci sono, ce li abbiamo tutti, ma non sono immediatamente reperibili e facilmente reperibili, per esempio dal web. Quindi questa task è stata orientata a individuare, quindi è stata fatta tutta un'analisi di tutto ciò che viene fatto in Europa, per esempio, su come orientare la restituzione del dato, soprattutto per il pubblico. Un altro obiettivo riguardava un'indagine sito-specifica. Per questo obiettivo si è voluto dare un supporto in particolare all'ARPA e alla Regione Piemonte. C'è il sito di Saluggia dove concorrono diversi impianti, ed è un sito che ha bisogno di supporto per quanto riguarda appunto le attività di monitoraggio, e si è riconosciuto utile, diciamo, supportare appunto questa attività. E
Infine è stato ritenuto più che utile, necessario, organizzare un interconfronto proprio per, nell'ambito dell'obiettivo del programma di affidabilità delle misure. Noi è vero, facciamo le misure, ma dobbiamo, come dire, essere sicuri che queste misure siano affidabili. Si partecipa a confronti a livello internazionale, questi interconfronti ovviamente costano, è difficile appunto organizzare periodicamente, annualmente questi esercizi di interconfronto tra i laboratori, ma ovviamente quando se ne ha la possibilità, grazie anche alla capacità del Ministero di comprendere che questo è un aspetto fondamentale, quando se ne ha la possibilità si trovano questi fondi per poter organizzare questi interconfronti. Per quanto riguarda la seconda attività che riguardava il Radon, abbiamo già accennato, si tratta di, si è trovata la necessità di dare le indicazioni di come si potesse organizzare una banca dati, visti anche le tante iniziative che erano state fatte a livello delle singole regioni. Quindi proporre, come dire, l'organizzazione e la struttura di una banca dati da poter essere condivisa, e quindi questa è stata un'ulteriore task. E infine sui materiali radioattivi di origine naturale si è ritenuto necessario fare un censimento, era già stato fatto con dei programmi sempre supportati dal Ministero, i famosi centri tematici nazionali, ma che erano datati 2001-2004, ma quindi c'è stata l'esigenza di aggiornare, diciamo, il censimento delle attività o dei siti in cui c'è la presenza di questi materiali. E infine, sempre per quanto riguarda i NORM, è emersa l'esigenza di fare la valutazione dell'impatto di questi siti o di questi materiali sulla categoria e popolazione. Anche qui la legislazione, la norma parla di dovete fare delle valutazioni di impatto, ma come farle? Ci sono delle indicazioni a livello internazionale, ma vanno poi, se sono 21 i soggetti che magari applicano queste indicazioni, è bene che in qualche modo vengano condivise, e quindi anche questa è stata una task ritenuta molto importante per dare degli indirizzi su come fare queste valutazioni. Chiudo con mi riallaccio al sistema del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, per dire che durante appunto l'elaborazione dei piani biennali era noto che si stavano facendo questi prodotti. Generalmente il modo di lavorare è quello di fare dei gruppi di lavoro, di fare delle proposte, quindi di scrivere i documenti, di portarle all'attenzione del comitato tecnico dei direttori, di condividerle tra tutte le agenzie e poi di approvarle. Praticamente si stava facendo il lavoro dei gruppi di lavoro, quindi ci si ritrova con 16 prodotti, 8 dei quali adesso sono ritenuti prioritari e ve li ripropongo, e sono già stati, formalmente saranno proposti da domani pomeriggio, ma il Consiglio federale e il Comitato dei Direttori già è a conoscenza del fenomeno, è condiviso, e quindi da domani pomeriggio può formalmente iniziare, si può procedere con l'iter di discussione, condivisione e finale approvazione anche da parte del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale, ovviamente con l'accordo formale anche del Ministero, che già c'è stato, quindi non abbiamo perso tempo, diciamo, anche durante i momenti di preparazione di questo convegno. Spero di aver dato adesso un quadro generale, e poi ovviamente adesso entreremo un po' più nel dettaglio delle singole task, quindi dei singoli prodotti della convenzione. Io vi ringrazio. Ecco, adesso facciamo una breve pausa di 10 minuti, un quarto d'ora, per poi avviare la seconda sessione.